Ciao, ciao a tutti. Stiamo al terzo appuntamento del nostro corso di scacchi. Allora, piccolo panorama, ricordatevi come sono messi i pezzi sugli scacchi e ricordatevi la piccola filastrocca che Marco vi ha detto la volta scorsa. Allora, vi ha parlato della torre che sta agli angoli, oggi parleremo degli alfieri. Eccoli qua, gli alfieri che sono accanto ai sovrani, quindi alfieri, consiglieri. Vi ricordo anche la piccola storiella che io vi dissi due appuntamenti fa, cioè che quando il re timoroso voleva, insomma, formare il suo piccolo esercito, per difendere il regno, si presentarono questi due alfieri, questi due arcieri, i quali però precisarono: "Maestà, noi dobbiamo essere arruolati però tutti e due contemporaneamente. Perché? Perché uno di noi può camminare solo sulla strada bianca e l'altro solo sulla strada nera, quindi solo insieme, complementari, riusciamo a camminare su tutta la scacchiera." E infatti vedete dove sono posizionati i due alfieri neri e i due alfieri bianchi, uno sulla casa bianca, uno sulla casa nera. Eccolo qua, in C1 e in F1, e in C8 e in F8. Ricordatevi sempre una delle parole magiche degli scacchi, simmetria, vedete? Ecco qua gli alfieri e gli alfieri. Dunque, allora, ricordandoci che l'alfiere cammina solo sulla strada nera, e perché? Perché gli alfieri camminano in diagonale. Le torri, ricordate, camminano solo verticali, orizzontali. Gli alfieri in diagonale. Ecco qua. Naturalmente, sia per la torre, sia per l'alfiere, sia per, poi vedremo anche per la donna, fanno tutti i passi che vogliono, ma se la strada è libera, cioè se non c'è un ostacolo. Naturalmente, se l'ostacolo che incontrassero, se l'ostacolo che incontrassero fosse un avversario, volendo lo possono mangiare. Naturalmente non possono muoversi se accanto o sulla loro strada c'è un pezzo dello stesso colore. Ecco, per esempio, ecco, vedete, l'alfiere in E2 non può andarci perché è una casa già occupata. Allora, facciamo anche, come abbiamo fatto per la torre, dei piccoli esercizi su come l'alfiere può mangiare, prendendo l'esempio delle stelline. Allora. Bene, una precisazione volante, un assolutamente una cosa in più per Vai. dare un nome, diciamo, agli alfieri. L'alfiere che va solo sulla strada bianca si chiamerà alfiere Campochiaro. Invece l'alfiere che va solo sulla strada nera si chiamerà alfiere Camposcuro. Questo per dare proprio il nome preciso Certamente, certamente. agli alfieri. Ok, passiamo quindi alle stelle. Ai piccoli esercizi. Ecco Eccolo qua. qua. Dunque, abbiamo un alfiere che sta in F3, un alfiere bianco, un alfiere campo chiaro, ha due stelle a portata di mano. Allora, vi ricordate che con le torri, con l'alfiere e con la donna sarà la stessa cosa. Mangiare nel minor numero di mosse possibile. Eccolo qua che l'alfiere può mangiare la stella prima, quella in D5, e poi, ecco qua a portata di mano, avrà la stella in G8. In due mosse le ha mangiate tutte e due. Ed Bene, ecco qua. vedete, questo è un alfiere, ovviamente un alfiere campo chiaro. Chiaro. Infatti, guardate qua, si può spostare solo sulle case chiare. Se si sposta su una casa nera, sta sbagliando, ovviamente, perché si sta spostando come una torre, vedete, in verticale e in orizzontale, cosa che l'alfiere ovviamente Non può non può fare. fare. Quindi catturerà la stella di G8 e abbiamo catturate tutte. Ecco qua. Oh, ecco qua anche questo. Dunque, anche qui ci sono quindi sei stelle. L'obiettivo è sempre quello. Come catturerà l'alfiere tutte e sei le stelle nel minor numero di mosse possibili? Anche qui stoppate il video se volete, pensateci, fate le prove e poi adesso lo risolviamo. Per Bene, allora, esempio,
In questo esercizio, questo alfiere può catturare due stelle. Andare a catturare o la stella di A2, che vedremo poi la strada giusta, oppure catturare la stella di D1. Facciamo la strada sbagliata. Vediamo, da D1 posso andare solo in E2. Anche l'alfiere, vedete che non può saltare? Piccola cosa, in mezzo non può arrivare qua, perché la strada è... c'è il muro, diciamo, formato dalla stella di E2. Da E2 vedete che posso solo prendere D3, poi se mangio la stella, catturo la stella di B5, poi si vede subito che da B5 non catturo nessun'altra stella. Proverò allora ad andare in B1, da B1 posso solo andare in A2, ecco qua che ci troviamo nella posizione sbagliata purtroppo. Dovremmo fare una mossa di transizione, una mossa di passaggio, di attacco per poi mangiare la stella. Quindi questa non è la strada corretta. La strada corretta invece sarà prima andare in A2, poi in B1, poi in D3. Ancora qua posso sbagliare, se vado in E2 sto sbagliando. Ci troviamo nella stessa identica situazione della torre, ovvero potrò mangiare la stella di D1, ma poi non arrivo in una mossa qua. Vedete che la diagonale arriva in A4 purtroppo. E, allo stesso modo, se catturo E2 e poi mangio B5, non arrivo in D1, dovrò ancora fare una mossa di transizione per poi catturare. Strada corretta, prima B5, poi E2 e poi D1. Ecco qua. Ho un altro piccolo esercizio. Anche qui cercate di farlo. Alfiere, campo. Questa volta è l'alfiere campo scuro. Si camminerà solo sulle case nere, sulla strada nera, diciamo. Allora, vediamo. Allora, è leggermente più difficile questo esercizio. Come sempre, chi vuole può fermare il video, così ha più tempo per cercare la soluzione corretta. Allora, questo alfiere può catturare 4 cose. Quindi il livello di difficoltà aumenta. Posso catturare G7, posso catturare B6, posso catturare E3 e posso catturare A1. Allora, vediamo subito che andando per tentativi e per retroanalisi, noi dovremmo aver trovato questa strada. Vado in A1, poi in G7, poi in H6, poi in E3, poi in C1. Qual è il problema? Troviamo qua un problema, ovviamente. Non riesco a mangiare la stella di B6. Dovrei fare una mossa di transizione, una mossa di attacco da E3 per poi catturare la stella di B6. E allora, ragionando appunto da scacchisti, quale sarà la prima mossa secondo voi? Beh, ovviamente andremo a catturare prima la stella di B6 e poi facciamo praticamente lo stesso giro, ma al contrario. E3, C1, H6, G7 e infine in A1. Ed ecco qua. Mi pare che sia l'ultimo. No, non ancora, ne mancano due, tre. Vediamo anche qui. Questo qui è l'alfiere campo chiaro, sempre. Allora, come farà questo alfiere campo chiaro a mangiare tutte quante le stelle, queste 6 stelle, nel numero minore di mosse possibile? Vediamo. Allora, possiamo catturare due stelle o andare in D3 oppure andare in B3. Anche qua, ragazzi, come sempre, fermate il video per chi vuole risolverlo in autonomia, diciamo. Allora, vediamo la strada scorretta, D3. Allora, si vede subito che andare in E2 non è la strada corretta, perché poi da E2 vedete che non mangio più nulla. Ma allo stesso modo, anche se vado in C2, come faccio poi a catturare la stella di E2? Mi rimarrà sicuramente fuori, perché non posso arrivare in un posto, vedete, dove catturo qua la stella di E2, che rimane sempre fuori dallo schieramento. E allora questa strada abbiamo scoperto subito che è scorretta. Andrò in B3. Se io vado a catturare la stella di C2 per poi mangiare tutte le altre, qual è la stella che rimane fuori? Abbiamo iniziato a capire ormai il ragionamento, rimane fuori la stella di A4. Allora, che cosa faccio? Prima mangio la stella di A4 e poi vado a catturare tutte le altre stelle. Ecco qua la strada corretta. Bene, in questo esercizio questo è molto semplice, lo facciamo velocemente anche senza fermare il video, ci fa solo capire quello che abbiamo già detto, ovvero c'è un alfiere campo chiaro che andrà a catturare
le stelle che sono sulle case bianche, e un alfiere poi campo scuro, diciamo prima l'alfiere campo chiaro, l'alfiere campo scuro che andrà a catturare tutte le stelle che vedete sono sul colore nero. Ultimo esercizio dell'alfiere, qua abbiamo un alfiere campo chiaro, un alfiere campo scuro, li possiamo utilizzare entrambi. Ci sono 3, 6, 8 stelle e come solito l'ultimo esercizio ve lo lasciamo da provare. Come compito a casa, vedrete. Sì, 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 sì. Bene, ora passiamo direttamente ad un altro pezzo e andiamo a vedere, eccola qua, la donna. Niente meno che la donna, appunto, la donna che sta a fianco del re, vedete, donna nera, casa nera, e poi eventualmente non c'è qua giù, ma la donna bianca sulla casa bianca. Oh, perché la donna, la spieghiamo dopo, torre ed alfiere? Perché, diciamo, praticamente la donna ha tutti i movimenti sommati e della torre e dell'alfiere. Quindi la donna può andare verticalmente ed orizzontalmente tutti i passi che vuole, come una torre, esatto. Però la donna può andare anche in diagonale tutti i passi che vuole, come l'alfiere. E la donna, come capite, è il pezzo più importante, è il pezzo più potente degli scacchi, perché più importante naturalmente è il re, perché senza il re, mangiato il re, la partita è persa, poi lo vedremo. Però la donna è il pezzo più potente degli scacchi, è quella che può attaccare maggiormente il re avversario e quella che ha la possibilità di difendere il proprio re con più grande efficacia. Non so, forse è il caso di, magari così ve lo diciamo tra parentesi, se andate sul libro, la donna ha un valore 10, la torre ha un valore 5, quindi più o meno la metà, l'alfiere ha un valore 3 insieme al cavallo, di cui parleremo la volta prossima, e il pedone, il soldatino, ha un valore 1, che è l'unità di misura. Il quesito che vi poniamo, e che lo risolveremo la prossima volta, quanto vale il re? Ma questa è un'altra cosa. Bene, ecco qua la donna, appunto, che somma, ripeto, i movimenti e dell'alfiere e della torre. Perfetto, allora la donna, già possiamo fare subito un breve conto, un breve calcolo, sarà più forte di una torre e di un alfiere, perché sappiamo che la donna vale 10, in qualche libro anche 9, quindi diciamo prendiamo 10 per la nostra unità di misura, diciamo è 10. La torre abbiamo detto vale 5, l'alfiere o il cavallo valgono 3, quindi l'alfiere più una torre, 5 più 3, 8. Allora la nostra donna sarà più forte della torre, dell'alfiere o della torre e del cavallo. Bene, andiamo subito con gli esercizi, le stelle per la donna. Eccoli qua. Bene, allora. Questo è abbastanza facile. È il primo che vi riassume i due movimenti classici. Ecco qua, la donna che sta in E2 può mangiare la stella verticalmente e poi, siccome la donna può fare anche la mossa dell'alfiere, quindi in diagonale si mangia anche la stella in B8. Ecco qua. Perfetto. Solamente una cosa al volo, se noi abbiamo appunto messo tutte le frecce dei movimenti, qua ci abbiamo la torre, come dicevamo, qua abbiamo il movimento dell'alfiere, vedete che la donna sta disegnando un asterisco, oppure un fiocco di neve, se lo volete chiamare così, oppure anche i raggi del sole, se volete. E abbiamo già detto, appunto, per questo che è il pezzo più forte della scacchiera. Bene, catturiamo come un alfiere. Andiamo al prossimo esercizio. Allora, ecco qua. E anche qui, vedete, dobbiamo immaginare tutte le possibilità della donna, e siccome 4 stelle, quali sono le 4 mosse, non una di più, senza appunto far rimanere una mossa inutile, come comincerà la donna? Allora,
Andiamo a vedere che... Oh, allora, per esempio, la prima mossa deve mangiare... Vedete qua nella strada orizzontale non c'è nulla, strada verticale non c'è nulla. Ecco qua. Nelle altre diagonali qua non c'è niente, quindi l'unica. Prima, esatto, la prima è in F2, mangia. Adesso, guardate, come fa in 1, 2, 3 mosse a mangiare tutte quante? Naturalmente F8, verticale, ecco qua. E poi mangia, sempre in diagonale, la stella in A3 ed ecco qua la stella in H3. Bene. E l'esercizio è risolto. Bene, passiamo al terzo esercizio della donna, dove abbiamo 6 stelle. Fermate sempre il video se volete avere più tempo per risolverlo. Allora vi sveliamo subito la soluzione. Vediamo che qua la donna ancora una volta può catturare una sola stella nella prima mossa, ovvero la stella di F1. In tutte le altre strade non trova stelle da catturare, quindi va a catturare la stella di F1. Da F1 si ripropone la stessa identica cosa, ovvero posso catturare solamente una stella andando come una torre a catturare la stella di F8. Qua dilemma, posso catturarne due, o la stella di H6 oppure la stella di D6. Vi svelo la strada corretta, qui ovviamente andate sempre per tentativi, che è questa, andare in H6 per poi andare in D6 e qua posso catturarne due, ma questa volta è indifferente perché certo, si trovano le stelle sulla stessa traversa, quindi posso catturare G3 e poi catturare A3 oppure catturare prima A3 e poi catturare D3, è indifferente. Allora, 2, 4, 6, 7 stelle. E questo è un po' più complicato, anche perché vedete all'inizio la donna non ha una sola possibilità di cattura, ma ne ha due. La stella in G8 o la stella in G1. Quale sarà la mossa giusta, la strada giusta da percorrere, allora, da intraprendere? Andiamo a vedere subito che dobbiamo ragionare anche qua per retroanalisi, no? Quindi forse qualcuno di voi, avendo già stoppato il video, avrà trovato forse questa strada: G8, A2, H2, H5, B5, D3. Bene? Qual è il problema? Da qua non riesco ad andare in una mossa a catturare G1. Quindi che cosa faccio? Prima catturo G1 e poi faccio la stessa identica strada: G8, A2, H2, H5, B5 e infine D3. Benissimo, allora siamo arrivati all'ultimo esercizio anche qua per la donna. Abbiamo 3, 6, 8 stelle e come sempre questo esercizio ve lo lasciamo da risolvere a casa. È un pochino più difficile, vedete, perché già alla partenza la donna può incominciare mangiando o la prima, o la seconda, o la terza. Quindi la difficoltà è un po' maggiore, pensateci un momento, fate le prove e poi ci vediamo il prossimo appuntamento. Come sempre, buon lavoro! Ciao a tutti!